Buonasera a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di 696 Salute. Questa sera l'argomento principale sono le infezioni. In studio con noi c'è il dottore Francesco Saverio Nigro, medico specialista in malattie infettive. Buonasera dottore, ben ritrovato. Buonasera. Allora, con lei affronteremo diversi temi e partendo appunto dalle infezioni e dell'uso e abuso dell'antibiotico. Quindi capiremo con il dottore cosa comporta l'uso eccessivo appunto del farmaco, dell'antibiotico, e cosa è accaduto poi in questi due anni di pandemia con le cure anche fai da te, la resistenza agli antibiotici e il rischio di curare le infezioni. E poi parleremo anche della campagna di informazione, quanto è importante informare il paziente, il ruolo del professionista, del paziente, parleremo anche dell'abuso del ricovero ospedaliero. Allora dottore, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che appunto ha pubblicato un rapporto in cui vengono riportati i risultati di un sondaggio focalizzato pure proprio sulle azioni intraprese per combattere la resistenza ai farmaci antimicrobici. L'indagine rivela che anche se molti governi sono sempre più impegnati a mettere in atto appunto le azioni, le pratiche efficaci per affrontare questo tipo di questione, permangono appunto importanti lacune. Circa, questi sono dei dati, un quarto dei paesi che hanno risposto al sondaggio si sono infatti dotati dei piani nazionali per preservare i farmaci, ma molti paesi devono ancora fare dei passi in avanti. Poi le chiederò come siamo messi noi come nazione, come paese appunto in questa azione, ma io le voglio chiedere, la prima domanda è: ma esistono ancora le infezioni e quali sono le malattie infettive? Certo, le malattie infettive sono le malattie antiche, sono le più antiche, quando ancora non c'erano le malattie moderne, le neoplasie, cioè si moriva soprattutto di infezioni. E noi per tanti secoli abbiamo delle classiche epidemie, quindi il vaiolo, la peste, il colera, grandi epidemie che hanno decimato le popolazioni, sono stati veri flagelli. Poi fortunatamente alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, sono stati scoperti i vaccini, quindi una grandissima rivoluzione, i vaccini, e poi sono stati scoperti gli antibiotici. L'uso dei vaccini e l'uso degli antibiotici a un certo punto ha determinato un crollo delle infezioni, un crollo delle malattie infettive. Malattie che prima erano terribili sono scomparse. Certo. Quindi è scomparsa la peste, anche se la peste ufficialmente esiste ancora in qualche piccola zona dell'Asia, ma fondamentalmente in Europa non c'è più stata nessuna epidemia di peste. È scomparso il colera, che alla fine dell'Ottocento è una malattia terribile, che ha colpito anche Napoli più volte, l'Italia meridionale. Sì. Scomparso il vaiolo è scomparso 30-40 anni fa, il vaiolo è scomparso grazie alla vaccinazione antivaiolosa, è stata fatta una vaccinazione di massa, per cui ormai da 30 anni vaiolo umano non c'è. Esatto, perché ricordiamo, cioè, negli poi, ultimi adesso tempi c'è questa novità, ritorna il vaiolo delle scimmie, quindi c'è anche la paura del ritorno delle infezioni, però, ecco, no? Come ogni tanto delle infezioni che si pensava scomparse possono riemergere. Poi c'è un altro, quindi poi c'è stata una grande illusione, diciamo, da parte di noi, l'illusione degli antibiotici. Quindi la scoperta degli antibiotici, Fleming, la penicillina, il 1926, ci aveva dato l'illusione che con gli antibiotici noi avessimo risolto il problema delle infezioni batteriche. Prima si moriva di polmonite, fino agli anni, ancora durante la Seconda Guerra Mondiale, tantissimi soldati, i soldati italiani morivano di polmonite perché noi non tenevamo la penicillina. I soldati americani non morivano di polmonite perché avevano la penicillina. Quando arrivò l'esercito americano in Italia meridionale, portò la penicillina. E quindi tante persone che sarebbero morte si salvarono grazie alla penicillina. Grazie alla penicillina. Quindi si pensava che il problema era risolto. Cioè, vabbè, si va una fiala di penicillina. In realtà all'inizio si vedeva che facendo una fiala, due fiale di penicillina, dopo un giorno le persone stavano miracolosamente bene, benissimo. Qui malattie terribili come la polmonite, come la meningite, eccetera, guarivano. Vabbè, abbiamo risolto il problema. Dopo qualche anno però si è visto che invece il problema non era affatto risolto, perché i germi, che cosa succedeva? Si abituavano agli antibiotici e quindi diventavano resistenti, sviluppavano dei meccanismi di resistenza, per cui quell'antibiotico, la penicillina per esempio, che all'inizio era efficacissimo, a un certo punto si è diventato inefficace. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato nuovi antibiotici, oggi la penicillina non si usa più per esempio, perché quasi tutti i germi quindi sono... Quindi così come cambia, dottore, il vaccino, cambia anche l'antibiotico? Sì, noi abbiamo dovuto produrre nuovi antibiotici perché quelli precedenti praticamente erano diventati inutili, in quanto i batteri avevano imparato a conoscerli ed erano diventati resistenti. Allora abbiamo inventato le cefalosporine, non so, il Rocefin, questi nuovi antibiotici che sono stati scoperti un 20-30 anni fa. Di nuovo grande successo, le malattie venivano curate, le persone stavano bene, abbiamo risolto il problema. No, i germi sono subito diventati resistenti anche a questi nuovi antibiotici. E quindi è iniziata una corsa praticamente tra i germi che producono delle
resistente, e noi che produciamo nuovi antibiotici. E quindi questi nuovi antibiotici all'inizio vanno bene, dopodiché emergono queste resistenze. E quindi l'OMS giustamente ha evidenziato questo grandissimo problema. Guardate, probabilmente l'uso improprio degli antibiotici, l'uso non corretto. È vero, dottore, c'è anche questo, l'uso improprio. Non è soltanto un meccanismo così intrinseco ai germi che diventano resistenti, è anche un uso che è stato fatto in questi anni scorretto, diciamo. Noi siamo stati troppo ottimisti, abbiamo usato gli antibiotici troppo in misura larga, li abbiamo usati quando forse non ce n'era bisogno, per cui abbiamo esposto i germi a questi antibiotici e li abbiamo facilitato poi l'insorgenza delle resistenze. Dottore, l'antibiotico resistenza è un fenomeno che necessita ormai di un cambiamento culturale proprio, a cui tutti sono chiamati, sia i medici che i pazienti, è vero questo? Sì. Perché sì. Dice anche i professionisti? Perché in realtà sembrerebbe questo non un concetto acquisito dai medici, i medici ovviamente tutti lo sanno benissimo, insomma, che in tante occasioni l'antibiotico è inutile, cioè, per esempio nell'influenza, se una persona ha una malattia virale è inutile dare un antibiotico, l'antibiotico agisce contro i batteri, non contro i virus, quindi è una nozione conosciuta da tutti, però che cosa succede? Succede che molte spesso molte persone, diciamo, si curano purtroppo da sé senza andare dal medico. C'è troppo un fai da te. C'è il fai da te, cioè una persona che ha un po' di raffreddore, un po' di influenza, eccetera, pensa che sia una banalità, non va dal medico, diciamo, a chiedergli se deve o non deve usare l'antibiotico, passa in farmacia, prende un antibiotico e fa, anche perché l'ha usato in passato, l'ha usato un amico, e quindi c'è questo fai da te. Qualche volta anche noi medici, insomma, qualche volta anche noi abbiamo un po' abusato, e qualche volta anche noi, per esempio, di fronte ad un paziente fragile che ha un'influenza, non ce la sentiamo di non dare un antibiotico. Il paziente è anziano, corre il rischio poi di avere un'infezione sovrapposta, e allora spesso noi usiamo l'antibiotico in maniera un po' impropria, cioè dando la cosiddetta copertura. Il paziente ha un'infezione virale, non avrebbe bisogno di un antibiotico, però potrebbe sviluppare un'infezione batterica. Nel dubbio l'antibiotico glielo diamo, e qui forse anche noi commettiamo un errore. Questi due anni di pandemia, che cosa è accaduto proprio relativamente all'uso di antibiotico? Sì, durante purtroppo questi due anni di pandemia, che sono stati un grande esempio, vabbè, di una vittoria incredibile, insomma, con questa scoperta del vaccino in pochissimo tempo, questi nuovi farmaci che sono stati scoperti, è stato entusiasmante in realtà la rapidità con cui abbiamo approntato, in cui le autorità sanitarie, le case farmaceutiche hanno approntato delle Però in questi due anni è successo un guaio. Che cosa? L'abuso di un antibiotico in particolare, un macrolide, praticamente un po' qualcosa che somiglia alla vecchia eritromicina, si chiama l'azitromicina. Perché all'inizio dell'epidemia effettivamente non avevamo nulla, insomma, cioè non si sapeva questo virus. È venuto fuori qualche articoletto che presentava la possibilità di un'efficacia di un antibiotico nei confronti di un virus, cosa strana che antibiotici non... Però l'antibiotico si è diffusa la voce, c'è stato il passaparola, per cui c'è stato un abuso anche da parte dei medici, perché nella speranza, diciamo, nella impossibilità di poter fare altro, anche noi medici all'inizio abbiamo dato credito a questi articoletti che giravano. E quindi poi c'è stata anche una polemica televisiva, non so se avete seguito, sull'uso dell'azitro, ma sono state coinvolte le case farmaceutiche. Cosa succede? Anche se ho sentito, dottore, che appunto durante la pandemia... ci sono state tante polemiche su questa situazione. Sì, no, polemiche, c'è stato anche un uso preventivo dell'antibiotico, preventivo per la malattia, ma è possibile che, insomma, prevenire che con l'antibiotico, soprattutto il COVID, se parliamo di COVID proprio. Qual è il discorso che si faceva? Il paziente c'ha il COVID, sappiamo che il COVID è un virus, è una malattia virale, però c'è una malattia respiratoria, questi pazienti hanno la polmonite. Era una polmonite virale, però sai, il termine polmonite spaventa sempre. Allora, l'ipotesi dei medici qual era? Ma c'è una polmonite virale, però potrebbe trasformarsi in una polmonite batterica, cioè si potrebbe sovrapporre una polmonite batterica, e quindi la malattia diventerebbe ancora più grave, virale e batterica. Allora, in questa ipotesi si preferiva dare l'antibiotico, e l'hanno fatto tutti, diciamo, perché a un certo punto la cosa si è molto diffusa, finché però poi le autorità sanitarie, come il nostro, le nostre autorità italiane, hanno messo un freno, hanno detto chiaramente, hanno pubblicato le linee guida, hanno inviato ai medici dei documenti in cui hanno detto attenzione, il Covid non si cura con un antibiotico, quindi è sconsigliabile usare un antibiotico. E io, a questo punto, poi è stato accolto effettivamente il consiglio e non è stata più... E quello che dicevamo prima, dottore, appunto la campagna di prevenzione, come si fa, insomma, di informazione soprattutto? Sia per la informazione, io penso che se ne è fatta tanta in questi due anni, si è parlato quotidianamente, insomma, ormai tutti sanno tutto. Però il problema è questo, che nonostante certe cose si sappiano, cioè ormai tutti sanno che non bisogna abusare degli antibiotici.
Tutti sanno che bisogna cercare che in corso di una malattia virale l'antibiotico non va dato. Tutti i medici sanno benissimo, insomma, che in corsa di... Cosa comporta? Però scattano dei meccanismi, diciamo, un po' di tipo difensivo, un po' di tipo di un'abitudine, insomma, ecco, per cui in linea di massima sia le persone da sole, sia qualche volta anche i medici tendono, diciamo, a continuare in un'abitudine che si è dimostrata chiaramente, insomma, non utile. Certo. Anche negli ospedali, io adesso ho fatto il medico ospedaliero tanti anni, adesso lavoro, faccio il consulente per le cliniche private, quindi continuo a vedere tanti pazienti, eccetera. Anche negli ospedali, di fronte a un paziente che ha una febbre, una sindrologia respiratoria, è difficile convincere i medici, che sono pure medici esperti, insomma, medici che in quel caso è meglio non fare un antibiotico ma osservare il paziente. Cioè, sembra la paura che possa sfuggire di mano la situazione, che non aver dato un antibiotico poi possa costituire anche una piccola Quindi colpa del medico. Si tratta anche di una visione del medico, del professionista. È il medico il quale si sente più sicuro, diciamo, anche medici più esperti, che hanno lavorato tanti anni in ospedali, che sanno benissimo queste cose, le conoscono benissimo, però insomma in linea di massima hanno una remora a non utilizzare un antibiotico in un paziente che ha la febbre. Per esempio, un paziente che ha la febbre, non è detto che debba fare un antibiotico. Quella febbre potrebbe essere non dovuta a un'infezione batterica, potrebbe essere da un'altra causa, un'infezione virale, potrebbe essere una malattia neoplastica sottostante, certo, che non è stata diagnosticata, potrebbe essere una malattia autoimmune, insomma, allora bisogna prima capire qual è la causa della febbre. Invece noi che facciamo? Appena vediamo la febbre, tac, scatta nel meccanismo, bisogna dare un antibiotico perché abbiamo paura che l'ammalato si possa complicare. Questo non bisogna farlo, non bisogna farlo. Dottore, il ruolo appunto dell'infettivologo in questi due anni è stato importantissimo. Come cambia? Diciamo, è stato rivalutato, certamente. Noi ci consideriamo un po' una, così, non dico una razza in estinzione, però eravamo una specialità che probabilmente nella visione generale era un po' destinata così ad estinguersi. Cioè, le malattie infettive stanno scomparendo, non ci saranno più nel futuro, forse non ci sarà bisogno poi di tanti infettivologi. Anche se il passato ci ha dimostrato che non era così, purtroppo c'è stato l'HIV, l'AIDS, una malattia che non c'era, poi invece abbiamo avuto necessità di formare tanti giovani, tanti ragazzi a curare questi pazienti, e oggi ci sono molti medici che si interessano di questo essenzialmente. Abbiamo avuto il problema delle epatiti virali, quindi in realtà poi in questi anni anche non è che siamo stati senza far nulla, abbiamo avuto da fare. Purtroppo lo dico per le malattie. Abbiamo da fare. E oggi, però oggi siamo sperando che non vengano più pandemie, che non saremo più impegnati, perché negli ultimi due anni ovviamente siamo stati impegnati col Covid a tempo pieno, sperando che non ci siano più questi episodi pandemici. Nei prossimi anni noi saremo impegnati su questo, sulla lotta alle resistenze antibiotiche, che dobbiamo cercare questo fenomeno assolutamente di limitarlo. Il resto l'OMS, le autorità internazionali danno questo compito ai medici. Ma perché si pensa delle medicine alternative, dottore? Ma le medicine alternative non ho esperienze, non è impossibile leggere qualcosa. Noi siamo abituati a farci un'opinione leggendo degli articoli, insomma, e su queste cose purtroppo non si trova nessun articolo, quindi è un argomento di cui bisogna aderire per fede, diciamo, non per ragione. Perché chi ha fede può aderire, insomma. Ha ragione. Lei diceva che alcuni virus, malattie, sono state debellate per sempre, però è vero che il vaiolo delle scimmie è diverso dal vaiolo, però c'è il rischio, magari ci può essere il rischio di ritorno di alcuni tipi di virus del passato? Cose che sembrano risolte. Il vaiolo è stato dichiarato estinto, cioè 10-20 anni fa, c'è l'ultimo caso di vaiolo umano, no? I fumivari in Etiopia, cioè dopo che non si sono avuti più casi, l'OMS ha dichiarato il vaiolo estinto, non c'è più. Anche se dei ceppi di vaiolo umano, attenzione, esistono ancora in laboratorio, però sono ben conservati a chiave, perché se uscissero fuori potrebbero portare epidemie di vaiolo umano. Comunque, a un certo punto fu deciso che la vaccinazione che abbiamo fatto noi, che abbiamo un'età, siamo più grandicelli, da piccoli abbiamo fatto quella famosa vaccinazione sul braccio, sì, che i bambini tanto temevano. La vaccinazione è stata poi abolita, vabbè, il vaiolo non c'è più, è inutile vaccinare persone. Adesso tutte le persone che hanno 30 anni, più di 30 anni da quando è stata abolita la vaccinazione, ovviamente non hanno più protezione vaccinale. Ma fortunatamente il vaiolo non c'è più e quindi è impossibile. Però, questo vaiolo delle scimmie, esatto, esce fuori che nelle foreste c'è, che il vaiolo non è soltanto quello umano, ma esistono anche casi di vaiolo di altre specie. Vabbè, ma quelli colpiscono altre specie, non colpiscono l'uomo. E noi abbiamo sempre pensato questo, che ci fosse una barriera di specie, cioè il virus del vaiolo delle scimmie non può, però anche il Covid ci ha insegnato che in fin dei conti questa barriera di specie praticamente poi alla fin fine spesso viene fatto questo salto. Dobbiamo avere il timore, dottore, appunto del vaiolo delle scimmie, così come del vaiolo delle scimmie. Le organizzazioni diciamo che stanno seguendo attentamente la vicenda, perché fortunatamente sembra dai primi, insomma è in corso una piccola epidemia, in Europa è in corso una piccola epidemia, quindi si parla di centinaia di casi, quindi non è una sciocchezza. Però quello che sembra incoraggiare è che sembra che la trasmissione sia essenzialmente per via sessuale, per contatti stretti.
infetti, mentre invece il vaiolo umano si contagiava moltissimo per via aerea, come la varicella. Sì, vedete la varicella, che cos'è? Un piccolo vaiolo, diciamo, molto contagioso. Okay. E quindi il vaiolo umano dava epidemie. Quindi la speranza è che questo vaiolo delle scimmie abbia effettivamente questa trasmissione così scarsa e non per via aerea, altrimenti sarebbe un bel problema. Anche se fortunatamente il vaiolo umano ha attività anche, dato che è lo stesso ceppo virale, certo, ha attività anche contro, quindi qualora proprio fosse necessità si ripiglierà a fare la vaccinazione. Dottore, ritornando invece all'antibiotico, il post-antibiotico in cui perfino le infezioni più comuni possono diventare causa di morte, è vero? Sì, è vero. È vero, perché praticamente a un certo punto anche una polmonite, insomma, ecco, qualche volta un'infezione che può sembrare banale, che cosa succede? Se il germe praticamente è resistente agli antibiotici, dà una reazione immunitaria nell'organismo, per cui sia quello che i vecchi medici chiamavano la setticemia, in fin dei conti, quindi una diffusione del germe, noi oggi la chiamiamo sepsi, con termine più moderno, con reazioni all'organismo violente che possono condurre a morte. Come ma un'infezione alternative, dottore? Terapie alternative quando non ce ne sono. Si vede che insomma non funziona la terapia antibiotica. Questo è il problema resistente. Grosso. Il problema è grossissimo. Che noi fortunatamente oggi noi abbiamo ancora una serie di antibiotici facendo, non so, se per esempio un singolo antibiotico fallisce, noi facciamo delle associazioni, allora adoperiamo due antibiotici, qualche volta anche tre antibiotici insieme. Okay. Associando due o tre antibiotici, noi riusciamo a supplire alla carenza di un antibiotico. Ma se continuiamo di questo passo, corriamo il rischio che avremo a un certo punto delle infezioni che saranno incurabili. Quindi certo, noi non avremo l'arma per poter curarle. Già oggi inizia, io qualche germe l'ho evidenziato, l'ho visto, abbiamo isolato qualche germe pan resistente, cioè resistente a tutti gli antibiotici disponibili. Fortunatamente abbiamo risolto associandone due o tre, in questo modo rinforzando l'azione abbiamo ottenuto il successo, però nel futuro potrebbe anche essere più difficile poi ottenerlo. Dottore, parlavamo prima appunto dei paesi, come siamo messi, insomma circa la metà dei paesi europei ha un piano nazionale di prevenzione, noi invece come siamo messi? L'Italia è vicino alle questioni di essere all'avanguardia. In realtà è stata coniata proprio una nuova scienza per il controllo degli antibiotici, si chiama l'antimicrobial stewardship, è un termine inglese un poco, quindi la stewardship sarebbe proprio una gestione della terapia antimicrobica. Sono stati formati e vengono formati dei medici in ogni ospedale, che devono dedicarsi all'antimicrobial stewardship, cioè all'uso corretto degli antibiotici. Vengono fatti proprio nelle, e questo è il Ministero della Salute italiano, io direi l'avanguardia, ha fatto dei piani di controllo dell'antibiotioterapia, stressa in continuazione le regioni, le ASL, di attuare questi piani. E questi prevedono che in ogni ospedale venga creato un comitato, che si chiama CIO, un comitato per le infezioni ospedaliere. Quindi sono i medici microbiologi, igienisti, infettivologi, i quali si devono periodicamente riunire, devono studiare la situazione dell'ospedale, devono verificare che cosa sta succedendo, devono verificare come vanno le resistenze agli antibiotici, prendere le misure necessarie. Che sono le infezioni ospedaliere, dottore? Le infezioni ospedaliere sono un grande problema della medicina moderna, perché la medicina moderna ci ha dato questi grandi ospedali bellissimi, ci ha dato dei grandi successi. No, noi oggi negli ospedali facciamo cose impensabili un tempo, no? Facciamo la cardiochirurgia, sostituiamo i cuori addirittura con i trapianti, sostituiamo parti del corpo, per esempio, non so, quando c'è una valvola cardiaca che non funziona, un tempo c'era ben poco da fare, purtroppo noi assistavamo, noi che siamo un po' più grandi, vediamo questi pazienti che morivano, non c'era niente da fare. Oggi invece che fa? Si sostituisce la valvola mitrale, sì, la sostituisce con una valvola meccanica, una valvola biologica artificiale. Le persone che non camminano, non so, che hanno un'artrosi dell'anca, oggi mettono una protesi di anca e camminano, quindi successi clamorosi, però che noi adoperiamo praticamente materiali protesici, materiali estranei, sono delle plastiche, dei metalli, i quali purtroppo hanno il rischio di infettarsi, hanno il rischio di andare incontro all'infezione. Per cui noi vediamo adesso queste infezioni nuove, che sono malattie nuove, prima non esistevano, che noi abbiamo delle infezioni dei materiali artificiali, quindi non più da parte del corpo umano, ma abbiamo un'infezione di una valvola artificiale, l'infezione della plastica. Cioè una plastica che si avanti con la medicina. E quindi la medicina però bionica, insomma, proprio incredibile. Cioè noi non curiamo più la parte del corpo, ma curiamo una parte artificiale del corpo.
pensate anche quei cuori artificiali, spesso quelli anche vanno incontro a infezioni, eccetera, che sono cose gravi ovviamente. Sono... E quindi però dobbiamo cimentarci, alta l'attenzione. Dobbiamo cimentarci in questi compiti più. Allora, dottore, le leggo alcune domande che sono arrivate attraverso i nostri canali social. Allora, dottore, volevo chiedere un consiglio. Io faccio molto abuso del Monuril, un antibiotico per combattere le infezioni delle vie urinarie. Con il passare del tempo può causarmi problemi allo stomaco? Parla di problemi allo stomaco. Particolarmente no, ovvio, tutte le sostanze prese per via orale in soggetti suscettibili possono anche determinare. Se però una persona che non soffre mal di sonno, non soffre di ulcere, cioè non deve fare la protezione GAC, questo è un altro di quei tormentoni. Cioè, anche l'antibiotico associato alla protezione è un altro tormentone, che oltre all'antibiotico qualche volta inutile, ci fa una protezione gastrica preventiva inutile, perché se una persona non soffre di ulcere, non soffre di malattie, lo so, non deve fare la protezione gastrica. 5 pillole di 5 compresse antibiotico non danno nessun danno gastrico. Prendiamo un sacco di medicine altrimenti no. Fanno male. Allora, un'altra domanda: durante la pandemia, anche in via precauzionale, qualche medico consigliava di prendere l'antibiotico e cortisone assieme, ma è giusto prevenire il virus? Parla di Covid, appunto, in questo modo. Questo è... l'abbiamo detto quello prima, che abbiamo un po' detto prima. No, l'antibiotico no, assolutamente. È diverso un po' l'uso del cortisone, perché se capisco il cortisone è utile, ma non nella fase iniziale di malattia. Il cortisone va fatto quando la malattia diventa più grave, quindi va fatto in ospedale, quindi a casa, come parecchie persone prendono anche dietro qualche consiglio, prendono il cortisone, no, il cortisone a casa effettivamente no. C'è stato il cortisone si è capito che fa molto bene, però fa molto bene il paziente grave, cioè il paziente che è ospedalizzato, allora farà del cortisone endovena perché è un antinfiammatorio, quindi riduce l'infiammazione del polmone, ma nella fase iniziale a domicilio no, non va bene perché facilita l'infezione. Ma il cittadino può comprare l'antibiotico in farmacia senza prescrizione? No, appunto, quindi però ci deve capita essere qualche volta, sai, che col proprio farmacista si ha un rapporto di fiducia, quindi può capitare anche che insomma, ma no, c'è bisogno della ricetta. Vabbè, insomma, quindi vanno usato soltanto se necessario, è vero? Sa, molte persone, che succede? Hanno avuto bisogno di antibiotico, poi conservano a casa lo scatolino. C'è l'antibiotico, mal di gola, prendiamo l'antibiotico. E ce l'hanno in casa, non hanno manco bisogno di andare in farmacia. C'è il mal di gola, c'hanno l'influenza, si prendono l'antibiotico che sta nel cassettino di casa. Quindi insomma. Sbagliatissimo, vero? Ricordiamolo, sbagliatissimo l'uso del fai da te, soprattutto dei farmaci in generale, perché magari anche un antinfiammatorio. Si fa anche un abuso degli antinfiammatori. Come no, per ogni doloretto, questi sono farmaci potenti ma anche pericolosi, lì bisogna stare anche un po' attenti. È giusto. Bisogna essere prudenti, bisogna poi fastidire i propri medici, non fa niente, non succede niente a fare una telefonatina al proprio medico e chiedere un consiglio, che i professionisti sicuramente risponderanno, i colleghi, non si creeranno problemi. Cioè, mentre i virus che attaccano i bambini, per così dire, fanno più paura di quelli insomma che riguardano gli adulti? Ma, i nostri bambini sono iperprotetti, perché fanno 10 vaccinazioni, insomma veramente sono protetti contro tutto, sono protetti contro la varicella, contro il morbillo, infatti ormai i bambini raramente ammalano insomma delle malattie più diffuse, varicella, morbillo, meningite B, anche malattie un tempo terribili, quindi abbiamo veramente dei bimbi iperprotetti praticamente. Quindi io direi che sono veramente fortunati questi bimbi ad essere. Esatto. Ai nostri tempi c'era ancora la pertosse, che è una malattia terribile, oggi c'è il vaccino per la pertosse. È vero, gli orecchioni. La parotite, il vaccino, quindi oggi veramente vacciniamo per tutto. Io ho dei bambini piccoli, quando prendiamo la pertosse rimanevano mesi e mesi con una tossaccia terribile, oggi sono malattie che si vedono, queste raramente. Da questo punto di vista, per le malattie pediatriche siamo ottimamente messi bene. I bambini sono protetti. Anche se abbiamo sentito, dottore, purtroppo in questo periodo tantissimi Novax contro i vaccini, la resistenza Sono fenomeni, io ho l'impressione che siano fenomeni televisivi, perché io ho l'impressione che le mamme aderiscono, almeno dalle notizie che ho, le mamme chiedono che i bambini vengano protetti, vengano vaccinati, è rarissimo, vedo solo qualche persona, ma in genere non rifiutano il vaccino, insomma, che sanno che i bambini verranno protetti da queste malattie. Bene, dottore, noi siamo quasi al termine della nostra trasmissione. Allora, per ultimo volevo dire, vogliamo ricordare insomma ai nostri telespettatori la campagna di informazione quanto è importante proprio per l'uso scorretto dell'antibiotico, e ricordiamo quanto è importante appunto per evitare l'insorgere di altre infezioni. Sì. Io direi che qui noi dobbiamo agire, come stanno facendo anche su due livelli diversi, l'opinione pubblica e i colleghi, i medici, su noi stessi, dobbiamo lavorare su noi stessi. Lavorare sull'opinione pubblica e far capire alle persone che non bisogna tenere l'antibiotico a casa, bisogna chiederlo sempre, un antibiotico non va mai preso spontaneamente, va preso solo su prescrizione medica. E poi dobbiamo fare un lavoro su noi stessi, sui medici, dobbiamo lavorare molto sui medici, perché anche noi abbiamo la nostra parte un po' di colpa in questo, anche noi abbiamo dato troppa fiducia agli antibiotici, ne abbiamo abusato, quindi anche noi medici dobbiamo imparare ad usarli meglio, dobbiamo studiarli meglio, conoscerli meglio e farne un uso migliore.
quindi è rivolto sia alle persone dell'opinione pubblica ma anche a noi medici. Bene, io la ringrazio dottore, grazie di essere stato con noi, grazie a voi di averci seguito, la trasmissione 696 di salute termina qui, grazie ancora e buona serata.